Girano tante notizie, tante fake e un'ultima mi è arrivata oggi, approfitto proprio di lei perché questa notizia dice non prendete antinfiammatori se uno ha mal di testa o così perché predispongono al virus, prendete semmai il paracetamolo così non... È una sciocchezza, è una cosa che invece può avere un fondamento, lo chiedo a lei perché io su questo sono insomma... Sinceramente in difficoltà. Io insomma non do retta alle catene, però mi stanno continuando ad arrivare queste qui, almeno così chiariamo una volta per tutte su questo fronte. È vero, questa notizia gira da molto tempo, è una bufala vera e propria. Qualcuno ha messo in giro questo fatto che è stato smentito da AIFA, cioè dalla nostra agenzia, italiana per il farmaco, che l'assunzione di ibuprofene, che sarebbe questo antinfiammatorio che lei diceva, può essere dannosa e Ecco. che alcuni giovani si siano infettati e Brava, proprio così. ricoverati quindi per aver assunto questo farmaco. Non è assolutamente vero. È chiaro, si consiglia paracetamolo perché è la cosa più ovvia e anche più innocua, è il farmaco meno provvisto di effetti collaterali che può essere assunto per le cefalee, e la cefalea al mal di testa può essere uno dei primi sintomi, spesso associata a febbre. Senta. Quindi paracetamolo va bene anche per diminuire la febbre.